Ciao a tutti e benvenuti in Tessiland News. Delicatezza assicurata e colori super ricercati. Se avete trovato e adorato queste caratteristiche nel legging in tonita, beh, allora non potete non provare la sua versione sfumata. Un gomitolo morbido, traspirante e super versatile che, grazie alle sue sfumature, vi permetterà di dare quel tocco di originalità alle vostre creazioni. Analizziamo Liggy Print. Eccolo qui il nostro gomitolo morbido e brillante dalle sfumature delicate che si presenta in un cotone 100% certificato Ecotex, quindi indicato non soltanto per le creazioni dei più adulti ma anche e soprattutto per i capi destinati ai più piccini. Si presenta in un gomitolo di 50 grammi per una lunghezza di circa 125 metri, perfettamente ritorto, ed è consigliato l'utilizzo di ferri 3-3,5 e uncinetto 2,5-3. Data la delicatezza di questo cotone, è indicato un lavaggio che non superi i 40 gradi e quindi evitare anche di apporlo in asciugatrice e di candeggiarlo. È possibile invece utilizzare qualsiasi tipo di solvente, eccezion fatta per il tetracloretilene, ed è possibile stirarlo ad una temperatura massima di 150 gradi, per il quale consigliamo sempre di apporre un panno sulla creazione per preservare appunto il capo. Eccolo nella sua variante Parigi, quindi con delle sfumature che vanno dal lilla al rosa più chiaro fino a sfumare ad un panna, come potete notare anche dal campioncino, le sfumature perfettamente alternate tra di loro. Passiamo alla variante Varsavia. Eccolo qui in colori che sfumano dal verde chiaro ad un verde ancora più delicato fino a raggiungere tonalità delicatissime sempre del verde. Passiamo alla variante Stoccolma, un giallo davvero brillante e acceso che sfuma poi verso tonalità del giallo più chiaro. Nella sua versione Londra possiamo notare proprio questa alternanza tra il grigio chiaro e il bianco panna. Nella sua versione Madrid si presenta invece con colori che tendono al rosa salmone per poi dissolversi in un rosa ben più chiaro, sempre in alternanza tra il chiaro e lo scuro. Stupendo anche nella versione Amsterdam, un rosa che varia da tonalità più chiare a tonalità più scure, perfettamente abbinate tra di loro, come potete notare anche dal campioncino. Ed eccolo nella sua variante Roma. È possibile notare proprio come questo panna, che si alterna al marroncino e al beige, tende proprio ad evidenziare la bellezza di questo colore. Stupendo nella sua versione Atene, come dice il nome stesso, richiama infatti proprio le acque greche che sfumano proprio da un azzurro limpido e trasparente fino a raggiungere tonalità più scure alternate a tonalità più chiare, come potete notare anche dal campioncino. Colore protagonista della variante Lisbona è invece il verde acqua, un verde che sfuma verso tonalità più chiare e cangianti fino a raggiungere anche un bianco tenue. Ultimo ma non meno importante, il gomitolo Praga del Liggy Print, dove potete notare proprio un'esplosione di rossi di varie tonalità che si combinano tra di loro ed evidenziano proprio la luminosità di questo colore, come potete vedere anche sviluppato meravigliosamente nel campioncino.
Come avete visto, stesso spessore, stessa fibra e stesse caratteristiche del lighi in tinta unita. Questo quindi vi consentirà di ampliare le vostre possibilità cromatiche per i vostri progettini handmade. È quindi un cotone super versatile, infatti si presta non soltanto per le creazioni da abbigliamento, ma perché no, anche per realizzare dei simpaticissimi amigurumi. Infatti si tratta proprio di una garanzia, dato che è un cotone certificato Ecotex e quindi può tranquillamente entrare a contatto con i più piccini. Ma lasciamo spazio anche alle creazioni per i più adulti e lasciamoci ispirare dalla nostra musa ispiratrice, la fata Tuttofare. Lei infatti ha realizzato proprio con il Lisbona, dando il nome appunto alla sua creazione in questo modo, che è la t-shirt realizzata a piastrelle e quindi ci spiegherà passo passo come realizzarla in una maniera davvero semplice, quindi a prova di principianti, dalla texture davvero sofisticata. Quindi sbizzarritevi e io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!